Beh, è giustissimo che uno non possa rimanere imputato a vita, ma il motivo per cui i processi durano tanto è che in Italia i processi sono troppi. Quando fu introdotto il nuovo codice di procedura penale, dell'azione penale di, no Bruno, quando fu introdotto il nuovo codice di procedura penale, gli stessi estensori dissero, immaginarono, che solo il 15-20% dei processi approdasse in aula. Perché si pensava, per come era stato scritto, che il rimanente 80, come in Inghilterra, negli Stati Uniti, si sarebbe risolto attraverso il patteggiamento o il rito abbreviato. Ma invece, se io so che se la prescrizione è una cosa giustissima, perché se mi rubano il motorino, fra 8 anni non ha nessun senso che la polizia continui ad indagare e a spendere soldi per trovare l'autore del motorino. Però se dopo 3 anni trovano l'imputato, che magari non è colpevole, lo condannano in primo grado e hanno speso un sacco di soldi per trovarlo, arrivano in secondo grado e lo condannano, e poi fra il secondo grado e la Cassazione viene prescritto, vuol dire che abbiamo buttato via tempo, sono denaro, e io me lo ricordo che mi hanno preso in giro. No, allora, se io so come imputato di essere stato raggiunto da prove forti, non ho più convenienza a resistere in giudizio se so che il mio processo non si prescriverà. Questo cosa provocherà? Insieme a una serie di altre norme, che me più imputati decideranno di patteggiare e diminuirà il numero dei processi. Poi certamente, se un magistrato dimentica il fascicolo nel cassetto, quando, come li volevano salvare i potenti? Qua io ho un elenco di una ventina di potenti salvati dalla prescrizione. Ci arriviamo tra qualche istante. Come facevano? Lo lasciavano il magistrato amico, lo lasciava nel cassetto e lo faceva prescrivere. Posso dire che questo succede.